applauso che descrive l'emozione percepita nel seminario di Cremona. Don Enrico Trevisi, nato ad Asola in provincia di Mantova, è stato nominato vescovo di Trieste. Il reverendo dal 2016 è parroco di Cristo Re in Cremona ed è stato vice direttore di insegnanti di teologia morale, direttore del centro pastorale e rettore nel seminario diocesano cremonese. Emozionato, con sentimenti un po' contrastanti, di gioia per andare là dove non sono mai stato, ma dove c'è il Signore che mi aspetta e i fratelli da amare. E emozionato per i fratelli e le sorelle che lascio qua, per questa chiesa, la mia famiglia, per tanta gente, tante amicizie coltivate negli anni. Cristo Re è una comunità con persone e queste persone amate, ci si è voluti bene e ci sono, ecco, dei progetti che erano ancora in cantiere. E la cosa più bella era che a giugno ci sarà un'ordinazione di un giovane di Cristo Re che diventa prete, per cui è un anno un po' speciale per Cristo Re. Magari anche l'occasione di tornare a fare un giro. Certamente. Il nostro non è un mestiere, è una chiamata che coinvolge il profondo del cuore, quindi anch'io mi sono commosso per l'amicizia che mi lega a Don Enrico, per il senso di chiesa che si percepisce, ho visto la gioia, la partecipazione fraterna dei sacerdoti, dei presenti, e quindi ci si accorge che è davvero il Signore che si incarna e ci guida nella storia attraverso la concretezza di queste scelte. Quindi è un dono che condividiamo con la Chiesa di Trieste e sicuramente il Signore ci benedirà per questa disponibilità. Il viaggio verso Trieste dovrebbe cominciare tra un paio di mesi, dopo l'ordinazione episcopale. Oggi ad applaudire Don Trevisi anche le suore e i religiosi.